Salve, eccoci a un nuovo appuntamento con il chiacchierino con le navette. In questo tutorial andiamo a vedere come si inseriscono le perle tra i cerchi. Come vedete, la nostra margherita è composta da una serie di cerchi separata da alcune perline. È una tecnica molto interessante, molto decorativa. Andiamo a vedere come si fa. Ho già caricato le navette con il filo di lavorazione e dobbiamo procedere in questo modo. 5 nodi, un pippiolino nel quale inseriremo la perla di decorazione, poi vedremo in quale modo. 3 nodi, un pippiolino 3 nodi, un altro pippiolino che conterrà di nuovo la nostra perla, 5 nodi, chiudere il cerchio. Abbiamo bisogno di un elemento nuovo, di queste attache, poi vedremo per quale motivo, e anche di un ago sottile con un filo altrettanto sottile. Questi di nylon da perlinatrici vanno benissimo. E poi vediamo in quale momento e con quale modalità. E naturalmente di un uncinetto e delle perle che necessitano per la nostra decorazione. Partiamo subito con il lavoro. Allora, eseguiamo il cerchio sulla mano sinistra e produciamo 5 doppi nodi. 1 e 5. Diamo filo alla lavorazione. Dopodiché, dobbiamo inserire il nostro pippiolino, il pippiolino che conterrà la prima perlina. Allora, dobbiamo procedere in questo modo. Prendiamo l'ago con il filo sottile ed agganciamo, inseriamo nell'ago la prima perlina. Dopodiché passiamo con l'ago sotto al filo di lavorazione, lo oltrepassiamo, teniamo la perlina con l'indice e il pollice e ripassiamo nella perlina una seconda volta, in questo senso, fino ad ottenere una doppia cappiolina, una composta dal filo di nylon e l'altra dal nostro filo di cotone che stiamo lavorando. Passiamo la perlina dal filo di nylon al filo di cotone, in questo modo. Poi, togliendo il filo di nylon, rimarrà questa cappiolina al di sotto della base della perla. All'interno di questa cappiolina inseriamo l'attache. Perché? Perché dobbiamo dimensionare la cappiolina in modo tale che contenga la perlina e in esubero un pezzetto di cotone necessario a far passare l'uncinetto nel momento in cui andremo a fare l'aggancio con il cerchio adiacente. Quindi, inserendo la nostra attache ed eliminando il filo in eccesso, si verrà a formare una cappiolina molto più piccola che avrà l'unico scopo di agganciare l'uncinetto nel momento in cui andremo a costruire il cerchio adiacente a questo che stiamo facendo e nel momento in cui andremo ad agganciare per unirli. Ok? Quindi a questo punto, fatto questa operazione, noi possiamo procedere con il completamento del cerchio. Quindi andiamo a fare i 3 doppi nodi successivi. Il prossimo mezzo nodo A va attaccato bene al gruppo dei nodi già eseguiti, bloccato con il pollice, e poi eseguendo il mezzo nodo B, la lavorazione è bloccata e perfettamente unita al precedente gruppo. Quindi primo doppio nodo, 2, e
adesso dobbiamo fare il pippiolino apicale, quello al centro della nostra margherita, al centro del petalo. Poi di nuovo 3 doppi nodi, quindi 1, 2 e 3. Adesso è il momento di inserire la perlina opposta che è posizionata sul pippiolino opposto a quello che abbiamo già eseguito. Quindi procediamo nello stesso modo, diamo un pochino di filo alla lavorazione, prendiamo il nostro filo e il nostro ago, prendiamo la perlina che dobbiamo inserire, la teniamo ferma tra l'indice e il pollice e passiamo l'ago al di sotto del filo di lavorazione, lo oltrepassiamo e poi rinfiliamo la perlina una seconda volta e passiamo la perlina dal filo di nylon al filo di cotone. In questo modo andiamo a formare la famosa cappiolina che costituirà la base d'aggancio per il prossimo cerchio. Inseriamo l'attache. Dimensioniamo la cappiolina nella giusta dimensione e proseguiamo come prima, vedete? Cioè la nostra perlina inserita in questo tratto di filo che passa all'interno e poi bloccato esternamente con l'attache e proseguiamo con la nostra lavorazione. Quindi concludiamo il cerchio con i prossimi 5 doppi nodi. Primo mezzo nodo A, perfettamente attaccato ai precedenti, senza distanziamenti di filo. Teniamo bene bloccato con il pollice il mezzo nodo A prima dell'esecuzione del mezzo nodo B. Fatto il mezzo nodo B, l'esecuzione del doppio nodo è completa e la lavorazione è bloccata. Possiamo proseguire con gli altri, quindi 1 e 5. Ecco, adesso possiamo chiudere il nostro cerchio in modo tradizionale. Cerchio che nei pippiolini laterali contiene due perline bloccate da questi attache. Ora andiamo ad eseguire il cerchio adiacente, l'altro cerchio che deve stare posizionato in questo punto, il secondo cerchio della nostra margherita. Quindi facciamo di nuovo il cerchio sulla mano sinistra e procediamo con i primi 5 doppi nodi. Quindi mezzo nodo A, sovrapporre sui doppi nodi alla base del cerchio già eseguito, mezzo nodo B a bloccaggio finale, primo doppio nodo, quindi 1, 2 e 5. A questo punto della lavorazione noi dobbiamo procedere all'aggancio con il cerchio adiacente e quindi dobbiamo liberare la cappiolina dall'attache e utilizzare la cappiolina che si è venuta a creare, spero si veda, con l'uncinetto. Quindi inseriamo l'uncinetto all'interno di questa cappiolina e tiriamo fuori il filo di lavorazione per procedere all'aggancio. Si è formata l'asolina attraverso la quale passiamo la nostra navetta e che poi va rimessa al suo posto. Controlliamo se il filo scorre, in questo caso la lavorazione è stata eseguita in modo esatto. E l'aggancio è avvenuto con l'inserimento della nostra perla. Quindi a questo punto concludiamo il cerchio, quindi
3 doppi nodi, 1, 2, 3, facciamo il pippiolino apicale, 1, 2, e 3, la parte alta del cerchio è completa. Adesso dovremmo fare di nuovo l'altra asolina in cui inseriamo la prossima perlina. Quindi procediamo nello stesso identico modo che abbiamo visto finora. Afferriamo la perlina con il nostro ago, teniamo la perlina tra l'indice e il pollice e passiamo l'ago al di sotto del filo di lavorazione. Dopodiché ripassiamo l'ago nel foro della perlina e spostiamo la perlina dal filo di nylon al filo di cotone. Vedete? È molto semplice, però produce un effetto decisamente interessante all'interno delle lavorazioni al chiacchierino. Quindi, ottenuta la cappiolina, inseriamo l'attache all'interno della cappiolina e ridimensioniamo l'asolina che si è venuta a creare fino a ottenere una distanza giusta che dalla perlina al cotone, che ci permetta di inserire l'uncinetto un secondo momento. Ok, quindi procediamo con il nostro cerchio 2 e 5 ed ora procediamo alla chiusura. Come abbiamo sempre fatto. Ecco, come vedete abbiamo concluso i primi due cerchi del nostro fiorellino con l'alternanza di tre perline che poi verrà completato. Adesso per brevità completiamo la margherita ciascuno per conto proprio e l'ultimo cerchio, il quinto, lo facciamo assieme. A dopo. Ecco. Ho completato l'ultimo cerchio e la situazione in cui ci troviamo è questa. Abbiamo eseguito i quattro cerchi alternati alle perline e ora abbiamo un pippiolino che contiene una perlina. All'interno di questo spazio dobbiamo creare l'ultimo cerchio. E abbiamo l'altra perlina nella parte opposta, quindi facendo l'ultimo cerchio dobbiamo agganciare sia questa perlina che l'altra. Naturalmente il filo di lavorazione è in questa posizione, quindi è evidente che la prima perlina ad essere agganciata sarà questa. Poi completeremo la parte alta del cerchio, poi agganceremo l'altra perlina, poi faremo l'ultimo gruppo di 5 nodi e chiuderemo il cerchio. Vediamo come si procede. Allora, afferriamo la lavorazione nel punto in cui il filo esce dall'ultimo cerchio e primo doppio nodo, poi procediamo con gli altri 2, 4, quindi 2, 3, 4 e 5. Ora agganciamo la prima perlina con l'ausilio dell'uncinetto. Quindi come prima inseriamo l'uncinetto nella cappiolina che si trova alla base della perlina, tiriamo fuori il filo di lavorazione. Creiamo una nuova cappiolina grande a sufficienza ad alloggiare la navetta. Poi rimettiamo a posto il filo e controlliamo che la lavorazione sia fatta nel modo giusto con lo scorrimento dei nodi. Quindi
produciamo il primo gruppo di 3 doppi nodi, 1, 2 e 3. Pippiolino centrale, quindi 1, 2 e 3. A questo punto la parte alta del nostro cerchio è completa. Dobbiamo agganciare l'altra perlina in questo modo. Quindi procediamo con la solita scorciatoia. Pieghiamo il lavoro facendo attenzione a non agganciarsi con le attasce, come sta capitando a me in questo momento. Pieghiamo il lavoro e porgiamo il fianco ai nodi che stiamo eseguendo. Quindi liberiamo la perlina dall'attache e inseriamo l'uncinetto nella gappiolina. Tiriamo fuori il filo di lavorazione con un po' di pazienza. Dopodiché inseriamo la nostra navetta. Facciamo scorrere il filo in modo tale che il filo in eccesso torni al suo posto e eseguiamo gli ultimi 5 doppi nodi. 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo il cerchio in modo tradizionale e la nostra margherita è fatta con queste perline alternate ai petali. Ok? Dunque, il prossimo argomento sarà questo. Un fiore oppure un gruppo di cerchi, come preferite, che all'interno contengono dei cristalli, in questo caso delle perle, quello che preferite. Quindi un cerchio che contiene gruppi di elementi decorativi. Anche questa è una tecnica molto interessante che si usa molto nella gioielleria con i pizzi antichi. La prossima volta vedremo come si esegue.